Presidente, grazie. Consiglieri, grazie assessori. Il microfono. Caro sindaco, è acceso. Forse te lo devi avvicinare un attimo. Forse. Ognuno ha le sue tecniche. Caro sindaco, io e lei ci siamo sentiti una domenica a pranzo. Io sinceramente apprezzo quello che lei fece quella domenica, io lo voglio dire pubblicamente davanti a tutti. C'era la Endas Capua, mi pare di pallamano, che non riusciva a giocare una partita. Allora io penso che lo sport sia un aspetto fondamentale di quella che è il vivere comune. Attraverso lo sport i nostri figli imparano a vincere, imparano a perdere, stanno lontani dalla PlayStation o da internet o dai social, che tanto bene non fanno, e questo lo dico in qualità di medico, va bene. E lo sport insegna quello che oramai è comunemente conosciuto come il fair play, il gioco corretto, un qualche cosa che si è esteso poi anche addirittura alla finanza. Le recenti questioni della Juventus fanno riferimento al fair play finanziario, cioè voglio dire al gioco corretto anche a livello della finanza. Lo sport ti insegna a rispettare l'avversario, a saper gioire e a saper incassare la sconfitta. In quel momento c'era stata una promessa, diciamo un cittadino mi aveva chiesto aiuto per giocare una partita di pallamano. L'unico campo disponibile era quello di Sant'Angelo in Formis. Mi chiede di parlare con un eventuale responsabile, con qualcuno che gestiva, che era nell'amministrazione, che poteva aiutarlo a fargli giocare la partita. Io intervengo, lo chiamo, va bene, e cosa succede? Mi viene risposto di no. Cosa faccio a questo punto? Ho chiamato il nostro sindaco, io consigliere dell'opposizione, però ero certo che Adolfo avrebbe potuto aiutarmi, perché ero certo che avrebbe voluto fare l'interesse di quella che era la cittadinanza. Così successe, spiego la cosa al sindaco e lui chiama lo stesso cittadino che ho chiamato io, lo stesso responsabile della... Questi cosa fa? Dà la possibilità all'Endas Capua di giocare quella domenica la partita di pallamano nel campo di Sant'Angelo, lo sappiamo. Già questo secondo me non è fair play. E chi si occupa di sport in questa città e si occuperà di sport in futuro deve bene stare attento a questa parola. Va bene? Perché fra la prima e la seconda richiesta è cambiato chi te l'ha chiesto. Te lo chiede un consigliere d'opposizione che magari ti sta pure antipatico, gli dici di no. Te lo chiede il sindaco, gli dici di sì. Ma la seconda cosa che a me più ha fatto innervosire ancora è il giorno in cui si doveva giocare la partita. Mi pare che fossero verso le 3, Michele mi potrà... Allora, i ragazzi, penso che erano bambini, non lo so che erano. Erano adulti, vabbè. I ragazzi vanno là, vanno fuori al campo e non trovano il campo aperto. Era la domenica alle 3, io e il sindaco eravamo a pranzo, ci risentiamo di nuovo. Lui chiama, riesce a far giocare la partita. Grazie sindaco, io la ringrazio a nome di tutta la squadra che ha potuto giocare, la ringrazio a nome di tutti. Io penso che poi le vicende si sono svolte, sono andate a finire male, la Endas ha dovuto ritirarsi dal campionato e penso che questo abbia fatto male a tutta la città, sia noi dell'opposizione, sia tutti della maggioranza. Penso che nessuno possa essere felice di questa cosa, però lei faccia riferimento, faccia presente a chi di dovere, lei sa a chi, che aver detto di no a me e di sì a lei non è stato fair play, e che aver fatto trovare campo chiuso quel giorno in cui si doveva giocare le partite non è stato fair play, e faccia presente che per il futuro non deve capitare più. Ci rimette tutto,
ci rimettiamo tutti quanti. Grazie.